storia che colpisce al cuore. E, a me piacerebbe introdurla attraverso non delle parole mie, ma delle parole di Albert Schweitzer, che è stato un medico, teologo e soprattutto missionario anche tedesco, di origine alsaziana, che ha dedicato la sua vita, tutta la sua vita, per i più bisognosi, per i più deboli, pur essendo lui un benestante, chiedendosi proprio perché io devo vivere una condizione di benessere, invece c'è tanta gente che ha bisogno e non posso mettermi al servizio appunto di coloro che ne hanno bisogno. Le parole che mi hanno colpito sono tante, quello che ha scritto Schweitzer, in particolare sono queste quelle che vi voglio proporre. Quello che puoi fare tu è solo una goccia nell'oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita. E quindi l'unica cosa importante quando ce ne andremo saranno le tracce di amore che abbiamo lasciato. Con queste parole io do il benvenuto a Dominique Corti. Buongiorno, Buongiorno. buon pomeriggio. Figlia di Piero e di Piero Corti e Lucille Tisdale, lo pronuncio bene? Perfetto. Perché Piero Corti è italiano, mentre Lucille Tisdale è invece canadese, Canadese di Montreal. di Montreal. Figlia di questa coppia che ha realizzato un sogno nella propria vita, ha trasformato un'utopia in realtà. Adesso, detto in poche parole, è riuscita a costruire, uno direbbe, un ospedale in Africa. In realtà non è stato semplicemente uno dei tanti ospedali, potremmo dire l'ospedale forse di riferimento, un polo d'eccellenza. E questo in tempi veramente non sospetti, quando non c'era assolutamente nulla, in Uganda in particolare. Prima di entrare un po' nel dettaglio di questa impresa memorabile che i suoi genitori hanno compiuto sacrificando la loro vita, profondendo energie, un'impresa di cui lei è stata non solo testimone diretta, ma di cui ha raccolto poi il testimone, volevo dire, lei concorda con questa introduzione, con le parole di Schweitzer? Veramente hanno lasciato una traccia d'amore ai suoi genitori con questo lavoro? Assolutamente, anche adesso, molti anni dopo la loro morte, con un ospedale raddoppiato in attività rispetto a quando c'erano loro, devo dire che molto si fa per continuare a portare avanti il loro metodo di lavoro e l'amore che loro portavano per il loro ospedale, per la loro gente. Quindi sono anche sepolti lì, per cui sono molto vivi ancora nel loro ospedale. Diciamo lì dove, quindi in Uganda, a Gulu, se non sbaglio, nel nord dell'Uganda, è l'ospedale, il St. Mary's Laker. Hospital La Chor, Ah, Lachor, io l'ho purtroppo detto all'inglese, nella lingua Laker. locale, sì, Ecco, la C è quindi il morta. Lachor Hospital, La però, Chor ecco. Hospital, sì. Però prima di vedere nel dettaglio questo ospedale, che cosa ha rappresentato e cosa rappresenta tuttora, ripercorriamo un po' la vita dei suoi genitori. E in particolare lei che sta portando avanti questa loro opera, è medico anche lei, vero? Quindi, Sì. sposata, Sì. senza figli, ma io aggiungo con milioni di bambini. Perché? Sì, è vero. Perché l'ospedale cura ogni anno più di 270.000 pazienti, e quasi la metà di tutti questi pazienti sono bambini, che per noi bambini vuol dire sotto i 6 anni. A 6 anni sono ricoverati nei reparti degli adulti, sono Perché si curati, cresce in fretta si lì. cresce in fretta in Uganda, sì, come in tutte le parti molto molto povere dell'Africa. Per cui si può dire che ogni anno l'ospedale cura veramente tantissimi bambini che sono, bambini e donne rappresentano l'80% dei pazienti dell'ospedale, sono le fasce più deboli della popolazione locale. Certo. Siamo comunque in una zona che esce da 30 anni di conflitto, per cui la maggior parte della popolazione vive in povertà assoluta, sta faticosamente cercando di ricostruirsi una vita, coltivando duramente con le proprie mani le terre, e quindi l'ospedale è, diciamo, un faro in una zona dove per molti anni è stata veramente l'unica struttura per diversi milioni di abitanti. Continuando ad attingere alla sua esperienza di figlia, lei a un certo punto scopre, con meraviglia e stupore, che in Italia i bambini non vivono nell'ospedale, perché per lei era naturale che i bambini vivessero in ospedale. Questo per noi è veramente una stravaganza, questo suo pensiero che aveva da figlia, da bambina, anche lei. Perché, per lei era naturale che dovesse essere così?
Ma perché io sono nata e cresciuta in ospedale. Mamma e papà avevano la nostra casa, che è sempre la casa dove io torno quando sono giù, nell'ospedale, a 50 metri dall'ospedale. Così vivevano i missionari comboniani, che all'epoca i miei genitori sono arrivati, ma prima di noi erano stati i missionari comboniani certo. a costruire l'ospedale. Tutti si viveva in ospedale. Negli anni anche il personale ugandese, che via via è cresciuto nel tempo, formato lì e rimasto lì, viveva dentro perché fuori c'era la guerra, si sparava. Quindi diventava una zona per cui, franca. E mia mamma poi era molto sportiva e non esitava a portarmi con sé nel momento in cui non c'era la tata, ero via da scuola, andavo alla scuola locale e io mi sedevo nell'angolo della sala operatoria e sono cresciuta lì. Insomma. Non poteva non diventare medico a quel punto? Ma se mi avessero obbligato probabilmente non l'avrei fatto, ma non mi certo, hanno mai obbligato. C'è stata libertà. Vediamo come si sono incrociate le vite di Piero Corti e Lucille Teasdale. Entrambi erano medici o comunque sì. entrambi avevano questa passione, avevano fatto la scelta degli studi di medicina. A un certo punto si sono incrociati e non si sono più divisi perché poi si sono sposati e quindi hanno vissuto insieme la loro vita e la loro missione. Ma la proposta chi l'ha fatta di andare all'estero, di partire? Allora, si erano conosciuti a Montreal, dove il papà era andato per il tirocinio in pediatria e la mamma faceva il tirocinio in chirurgia pediatrica. E si erano raccontati i propri sogni, che erano per entrambi di lavorare in un ospedale missionario. Ah, quindi coincidevano proprio sì, le loro aspirazioni? Sì, le aspirazioni sì. Papà era tornato in Italia, aveva completato la specialità ed era andato un po' in giro per l'Africa e l'India a trovare il posto giusto. Scelto il posto giusto, torna in Europa per iniziare le prime spedizioni di materiale e riceve una cartolina dalla mamma che aveva trovato di fare l'ultimo anno di specialità in Francia. Perché in Canada e negli Stati Uniti l'avevano rifiutata perché un chirurgo femmina non interessava. E il papà ha detto, caspita, era carinissima, era brava, vediamo se magari viene giù ad avviare per i primi mesi il reparto di chirurgia. Allora è andato a trovarla a Marsiglia e su un piatto di bouillabaisse, un bicchiere di Bordeaux, gli ha detto, ma vieni giù i primi 2 mesi. Lei ha detto, va bene, allora solo 2 mesi. Evidentemente. È stata la storia di una vita. Si sono sposati proprio in ospedale, nella cappella delle suore comboniane dell'ospedale. C'è una frase, una sorta di, che è diventata una sorta di slogan poi per suo padre, con cui sintetizzava anche un po' la sua missione, il suo scopo, cioè la miglior cura al minor costo per il maggior numero di persone. Esatto. Ha sempre, diciamo che è una specie di frase che rimane ancora tuttora un po' il faro guida dell'ospedale. Prima era un'idea in testa del papà, che ha sempre cercato di sviluppare e adattare l'ospedale sempre per andare incontro a quelli che erano i bisogni primari della popolazione locale e non andare dietro alle mode che nei paesi ricchi ogni tanto cambiavano mode su cosa erano le priorità per questi paesi. Qualche anno fa abbiamo fatto un piano strategico coinvolgendo la popolazione e il personale in questo esercizio per dire dove siamo adesso e dove vogliamo andare e con nostra grandissima soddisfazione è venuto fuori proprio dalla gente che rimane ancora la missione dell'ospedale, sì. Le migliori cure al maggior numero di persone, anche le più povere. Però a me colpisce perché non è semplicemente uno slogan, poi come giustamente ha sottolineato lei adesso, è una missione, è un impegno, è un'opera costante e quotidiana. E allora, secondo certi canoni deviati, purtroppo, che vanno spesso per la maggiore al giorno d'oggi, dovrebbe essere impossibile ottenere un obiettivo del genere. Cioè la migliore cura al costo minore per il maggior numero di persone. Le migliori cure che si possono fare con i pochi contributi che si riescono ad avere. Noi abbiamo un ospedale che cura circa 270.000 malati all'anno, con 500-600 dipendenti che sono tutti ugandesi a partire dai direttori, con un budget, un costo annuale operativo di circa 4 milioni e mezzo di euro, che per giù è una quantità infinita di soldi. Teniamo presente che sono posti dove la spesa sanitaria globale pro capite, cioè quello che viene speso in qualsiasi modo per persona all'anno, è di 20-30 dollari, rispetto all'Italia dove la spesa sanitaria pro capite è di 3.000-3.500 dollari per persona. Per persona. Quindi una differenza abissale. Stiamo parlando di neanche una terapia antibiotica quasi, per cui
Si cerca di non fermarsi al minimo perché le condizioni sono così. Specialmente all'epoca ci si fermava all'ospedaletto perché insomma era un paese povero. Certo. Papà e la mamma non hanno mai accettato questo, come non lo accettano tuttora i direttori ugandesi dell'ospedale, che sono medici che sono stati con noi dagli anni Ottanta, e quindi si lotta insieme per portare avanti un discorso che è un discorso anche di continuità, non solo Certo, di perché qualità. tra l'altro è una cosa che colpisce, non dovrebbe colpire perché dovrebbe essere naturale e serenamente accettata da tutti, però colpisce perché purtroppo molto spesso non è così, e che tra gli obiettivi di suo padre, di sua madre, era quello di formare coloro, se non sbaglio sono forse proprio parole di Lucille, di sua madre, formare coloro che prenderanno il nostro posto. Certo, perché quindi il non c'è un compito desiderio di chi dirige... colonizzazione, non c'è un desiderio di mantenere una supremazia, perché chi sa di più ha un potere maggiore. Ma chi dirige deve rendersi inutile. Esatto. Se tutto crolla quando tu non ci sei più, vuol dire che hai fallito in almeno metà della tua opera. E quindi sin dall'inizio l'idea era di formare il personale locale non solo con le competenze tecniche, ma anche con le capacità di portare avanti una struttura che ovviamente rispetto a quando c'erano loro è diventata estremamente complessa. Senta Dominique, tra tutte le avventure e forse anche qualche disavventura che avranno vissuto i suoi genitori in questi 40 anni, dal 61, vado a memoria, dal 61 sì, che si sono stabiliti a La Chor, come ha detto? La Chor. La Chor. Su quale si vuole soffermare in particolare? Perché c'è stata poi la guerra civile, insomma, i dittatori. Avuto, per molti anni si sparava intorno all'ospedale, avevamo rifugiati che venivano a passare la notte in ospedale perché le incursioni dei ribelli avvenivano di giorno, di notte, per cui di giorno, di notte avevamo fino a 3.000, 4.000, 10.000 persone che venivano a dormire, si stendevano dappertutto, la mattina dopo tornavano via. Però forse le due cose più significative sono state intanto la vicenda della mia mamma, che era chirurgo, si è infettata o facendo chirurgia di guerra col virus dell'HIV in un'epoca in cui non si sapeva ancora che cosa fosse l'HIV. E durante un'operazione probabilmente è accaduto, forse, no? Tante, perché anch'io, ne ha fatte anch'io migliaia, assistevo, no? Sì, ed è normale di tagliarsi sui frammenti, certo, delle ossa che bisognava rimuovere dalle ferite. E lei però la considerava una malattia professionale e ha continuato a lavorare fino alla fine, veramente fino agli ultimi mesi prima di morire. Che vuol dire la considerava una malattia professionale? E perché diceva, voi giornalisti, voi lo sapete che se andate nel Kosovo, all'epoca c'era la guerra del Kosovo, rischiate una pallottola, e io sono un medico, sono sul so campo che anche rischio io di prendermi qualcosa. Poteva andarmi male, potevo prendermi un'infezione e morire in poco tempo, invece tutto sommato sono ancora 10 anni che vado avanti. Questa è stata una delle due cose. L'altro faro, direi, dell'ospedale è stato il nostro direttore dell'ospedale ugandese, direttore sanitario, il primo che abbiamo avuto, un uomo eccezionale, che quando nel 2000 ci è cascata addosso questa febbre emorragica virale di Ebola, che sì, è come ritrovarsi in un film dell'orrore americano, proprio una cosa che non c'era mai successa. Ne hanno fatti anche di film poi. Lui, no? È stato lui a capire che cos'era, è stato lui a trascinare il personale non solo a non scappare, ma a rimanere ad accudire rischiando tutti i giorni per mesi questi pazienti che erano delle bombe letali praticamente. E abbiamo perso 13 membri del nostro personale ugandese, tra cui lui, che hanno proprio contratto la malattia sul proprio posto di lavoro, facendo il proprio dovere. E quindi ne erano pienamente consapevoli. E ha continuato fino alla Livina a dire, è il nostro dovere fare questo perché così aiutiamo la gente e proteggiamo la nostra popolazione. Veramente una cosa... Sono in procinto di salutarla e il mio sguardo adesso sta tornando, i nostri sguardi vanno al comignolo sulla Cappella Sistina. Però prima di salutarla voglio ricordare che l'ospedale, dietro l'ospedale ci sono due fondazioni, sì, vero? Una canadese e una in Italia. No, è l'italiana importante. L'italiana è importante. L'italiana, gli italiani e la Conferenza Episcopale Italiana che ci ha tanto aiutato in questi anni. E diciamolo. Voglio ricordare che in questo ospedale lavorano attualmente 600 persone. 600 dipendenti ugandesi. Crea posti di lavoro, forma competenze.
fornisce strumenti di finanziamento etico, genera indotto economico e poi quest'ultimo punto mi piace molto, non perché gli altri non mi piacciono, diffonde un'etica lavorativa basata su trasparenza, responsabilità e rifiuto della corruzione. Questo è importantissimo perché abbiamo sempre funzionato secondo il principio che se il paziente viene curato gratuitamente, non è giusto pensare che si debba accontentare di quello che riceve. È un dovere verso il paziente di dover utilizzare i soldi al meglio possibile e mostrare che vengono utilizzati bene, anche perché il paziente riceve le cure gratis, ma è il donatore che dà, che paga certo. Le cure. Per cui sia il paziente che il donatore devono, hanno il diritto di sapere che i soldi che vengono affidati a noi vengono utilizzati nel modo più trasparente possibile e con maggiore efficacia possibile. La voglio salutare con ancora le parole di Albert Schweitzer con cui ho aperto questa nostra intervista, questa nostra chiacchierata, che sono veramente la conferma della testimonianza che lei ci ha dato, dello spirito di sacrificio vero e proprio che hanno messo in atto, non a parole ma con fatti concreti, sacrificando la propria vita, i suoi genitori, e che sono le seguenti: un uomo che ha una venerazione per la vita non si limita a dire le sue preghiere. Egli si getterà nella battaglia per conservare la vita, se non altro perché lui stesso è un'estensione della vita che lo circonda. Grazie, Dominique.